Finanziamenti per artigiani, commercianti ed ambulanti. Prosegue il tour nelle province campane del governatore De Luca e dello staff di Sviluppo Campania per illustrare i contenuti dei bandi. A disposizione ci sono 25 milioni di euro per un totale stimato di 1.000 potenziali beneficiari. Contributo massimo fino a 25.000 euro. Domande da febbraio con il Click Day. Per marzo il presidente della giunta regionale vorrebbe già che i soldi arrivassero nelle tasche dei beneficiari. L'assessore alle attività produttive Marchello ai nostri microfoni. Sono 10 milioni artigiani, 10 milioni commercianti, 5 per gli ambulanti. Abbiamo anche previsto altri 5 milioni per le aree mercatali, stiamo valutando i criteri per dare questi soldi ai comuni e ancora altri 5 milioni per le aree interne, cioè aree dell'interno della nostra regione, quindi interno di Avellino, interno del Beneventano, che sono penalizzate rispetto al resto della regione e dove noi vorremmo tentare di recuperare quell'artigianato antico, quello che si passa da padre in figlio e che si sta disperdendo. Il 3 febbraio ci sarà il Click Day, che però non è uno sportello secco, perché altrimenti chi prima arriva prende, no. Abbiamo fatto uno sportello a 20 minuti. Cioè nei primi 20 minuti tutte le pratiche che arriveranno avranno lo stesso protocollo, protocollo 1 per intenderci, dal 21esimo al 40esimo minuto protocollo 2 e così a seguire. Sito della regione e sito di Sviluppo Campania dove ci sono tutte le informazioni. Assessore, arriverà il bando al termine per maggio, c'è chi dice ma queste sono iniziative elettorali, come rispondete? Siamo al di là dell'iniziativa elettorale, noi speriamo con un impegno preciso del Presidente di far avere i soldi entro i 60 giorni dal bando, quindi noi per marzo contiamo di cominciare già a pagare.